Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Il mio nome è Rossella e oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento che la state guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ora faremo una preghiera di protezione. Vi chiedo con amore di chiedere al vostro Sacro Cuore, ai vostri angeli e all'Arcangelo Michele qual è, il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Ricordatevi che potrebbe essere l'intera lettura apposta per voi, come potrebbe essere un solo gruppo oppure due gruppi. Quindi scegliete in base al vostro sentire. Come vedete qua dietro abbiamo l'Arcangelo Michele, un angelo. L'Arcangelo Michele mette la mano sul cuore a questo angelo meraviglioso in segno di perdono, portare amore, pace e guarigione nella propria vita. E questo è un messaggio meraviglioso. E presto usciranno le carte dell'Arcangelo Michele, ok? Create da me, naturalmente disegnate da una ragazza meravigliosa che si chiama Desiree. E quindi, insomma, volevo mostrarvelo, mostrarvi questi disegni perché sono veramente ispirati come messaggi dell'Arcangelo Michele. Bene, iniziamo con la nostra lettura. Quindi invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono questa lettura. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, invoco l'intera coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di purificare l'energia, le vibrazioni e frequenze del luogo in cui ci troviamo, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di sintonizzare la nostra energia e l'energia del luogo in cui ci troviamo nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace e la guarigione e che tutto ciò che opposto a Dio alla luce l'amore si allontani da noi ora, per sempre e per l'eternità. Chiedo protezione, guida e assistenza per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie, Maestro Gesù, grazie, Maria Regina Celeste, grazie, coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità. Volevo informarvi che questa lettura angelica è valida per una settimana o per il periodo di tempo fino al 5 di circa 4-5 di agosto, in quanto andrò in vacanza e quindi se no, la prossima settimana non uscirà la lettura, non preoccupatevi, riprenderemo da agosto. Mi raccomando, vi manderò un video, molto probabilmente girerò un video, devo andare in un posto speciale che è Monte Sant'Angelo, si trova a Foggia, giusto, Monte Sant'Angelo, è un posto meraviglioso. È un posto di culto, è un posto di guarigione, di grandi preghiera, dove le frequenze, le energie dell'Arcangelo Michele sono molto presenti. Quindi vediamo come andrà, se riuscirò a fare un video, lo girerò per voi. Va bene? Ok, iniziamo col gruppo A, un nuovo inizio. Ok? Nuovo inizio per il gruppo A, vediamo. Vediamo cosa esce per il gruppo B. Gruppo B, lasciare andare tutto ciò che non è per il vostro massimo bene, ok? Gruppo C, divinazione. Questa era già uscita qualche settimana fa, me la ricordo. Vediamo ora le altre carte. Delle fate, anche queste. Gruppo A, la magia della natura. Ok?
Le fate ci invitano sempre a connetterci con la natura per ascoltare il suono della natura, la connessione per radicare la nostra energia, per sentire l'amore di Dio che ci parla. Indipendenza, assolutamente. Ecco, il gruppo B è un invito proprio alla guarigione, a lasciare andare tutto ciò che non serve il vostro massimo bene. Vediamo il gruppo C, eccola qui. Gruppo C, una nuova opportunità. Interessante. Vediamo le carte degli unicorni che adoro. Quindi diciamo che questa settimana ho utilizzato gli spiriti della natura per aiutarci proprio in questo periodo particolare. Alberto mi diceva che siamo nella luna nuova, quindi è un periodo potente, anche un periodo di manifestazione energeticamente parlando. Ok, rinascita per il gruppo A, ok? Nuovo inizio, rinascita, quindi è un'energia di rinnovamento per le persone che hanno scelto il gruppo A. E poi abbiamo gruppo B, equilibrio, invece si parla di guarigione per il gruppo B. Ok, vediamo il gruppo C. Opla, caduta. Allora, aspetta, sono cadute troppe carte, quindi non le prendiamo in considerazione. Eccola qua. Gruppo C, coraggio, coraggio. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Abbiamo un nuovo inizio per il gruppo A, quindi un ciclo che si chiude, un nuovo ciclo che si apre. Nuovo inizio può voler dire un nuovo lavoro, una nuova opportunità, nuove relazioni, nuova energia, più gioia nella tua vita, più entusiasmo nella tua vita, va bene? Ok? Diciamo che è anche un invito a proteggere le tue idee creative, i tuoi nuovi progetti. In quanto questa è proprio l'energia per creare e per manifestare i tuoi sogni, i tuoi obiettivi dell'anima. Un invito appunto da parte degli esseri della natura è anche quello di uscire nella natura per passeggiare, perché queste tue idee creative possano prendere una forma più completa, fare più chiarezza, mettere in equilibrio le tue idee, capire cosa devi fare nell'agire nella direzione dei tuoi sogni passo dopo passo. Hai bisogno di uno spazio in cui ti consenta proprio di avere maggiore intuizione, maggiore connessione per fare maggiore chiarezza. Ecco, la natura è il posto migliore dove tu puoi recarti per rigenerarti, per entrare in pace, per uscire dai pensieri, anche quelli di paura, anche quelli sabotanti, anche quelli che ti fanno dubitare, di quanto tu sei grande, di quanto tu sei amato, di quanto tu sei amata e degno e degna di portare avanti queste tue idee creative, questi tuoi progetti e questo tuo nuovo inizio, un inizio, una nuova carriera c'è cioè alle porte, un nuovo progetto da portare avanti, veramente. Segui il tuo cuore anche perché voglio dire, anche gli unicorni parlano di rinascita, è proprio un'energia giusta per creare qualcosa di nuovo, va bene? Vivi la vita dei tuoi sogni, crea una nuova realtà, è l'energia giusta per te. Cavalca l'onda, veramente, perché questa è l'energia giusta per te. Ok? Bene, passiamo al gruppo B. Quindi lasciare andare tutto ciò che non serve il tuo massimo bene. Quindi persone, eventi, circostanze, tutto ciò che non vibra nella frequenza dell'amore, tutto ciò che è ego, tutto ciò che è competizione, tutto ciò che è giudizio, tutto ciò che è manipolazione, tutto questo non serve il tuo massimo bene. Tu hai veramente bisogno di ascoltare l'Arcangelo Michele e i suoi insegnamenti, perché se tu vuoi vivere una vita piena di gioia, una vita piena di entusiasmo, ma addirittura tu diresti mi basta la pace, ecco, vuoi raggiungere la pace, esci tu dall'ego, ma elimina anche gli ambienti egoici intorno a te, perché se ti ostini a continuare in questa direzione, non ce la fai ad emergere, perché queste situazioni ti schiacciano, ti buttano giù, ti fanno disperdere energia. E ti vampirizzano. Qua c'è un invito anche all'indipendenza, quindi trovare la tua indipendenza
economica, la tua indipendenza come anima, non permettere a niente, a nessuno, un marito troppo pesante, un compagno, una compagna troppo possessiva, non fanno bene per te, non fanno bene per la tua anima. Trova la tua libertà di espressione dell'anima, di fare anche ciò che vuoi. Vuoi uscire con un'amica, un amico a mangiare una pizza, a bere una birra, per dire, no? Vuoi socializzare, fallo. Non permettere a qualcuno di dirti che è sbagliato, che non va bene. È solo un esempio per farti capire che la tua anima sta urlando e sta chiedendo liberazione, sta chiedendo indipendenza da tutto e da tutti, va bene? Ok, equilibrio, metti equilibrio nella tua vita, inizia a bilanciare ed equilibrare le due energie creative dell'amore divino dentro di te, che è l'energia del dare e del ricevere, azione, ricezione. Devi agire per ottenere quello che vuoi, ma devi anche aprirti a ricevere. Sentiti degno, senti degna e meritevole di ricevere abbondanza infinita. È un lavoro spirituale da fare. È un lavoro di, ragazzi, io non faccio altro che bombardarvi col concetto della riprogrammazione, però finché voi avete dei programmi obsoleti, è proprio come un computer che diciamo con i virus funziona male, e l'antivirus cosa fa? L'antivirus aiuta il computer a funzionare nella maniera corretta. E un po' è così. Le credenze limitanti e sabotanti vi impediscono di realizzarvi e quindi di uscire da quel. Perché voglio dire, è normale che se siete in una relazione tossica e avete poca autostima di voi stessi e non vi sentite degni e meritevoli di ricevere amore e abbondanza, non riuscite a staccarvi da questa relazione, che sia lavorativa o che sia di tipo personale o familiare e così via. Ma se voi iniziate a parlare con amore di voi stessi, io merito di ricevere amore, io merito di ricevere rispetto, io sono degna e meritevole di ricevere abbondanza, sono degna e meritevole di vivere la vita dei miei sogni, e lo ripetete e ci lavorate. Sono tante le modalità con cui potete riprogrammare l'inconscio. Se non sapete come si fa, su internet ci sono tante informazioni, anche se sono un po' superficiali. Lavorate con un coach, lavorate con qualcuno che vi può dare una mano, almeno all'inizio, per fare questo. Ragazzi, è un investimento per la vostra vita, perché poi troverete la forza di agire, la forza di reagire, la forza di cambiare, la forza di emergere, la forza di riequilibrare la vostra vita e di rinascere da voi stessi. Ok, bene, passiamo al gruppo C. Gruppo C, divinazione. Anche qui c'è un invito alla divinazione. Ricordo che questa carta è uscita o la settimana scorsa o qualche settimana fa. L'invito quindi a magari a fare una lettura delle carte o voi stessi o da un bravo operatore olistico. Però diciamo, se impari ad essere maestro di te stesso, maestra di te stessa, imparare a connetterti con i tuoi angeli, con le tue guide, con la tua anima, alle volte le carte possono, può essere anche un dialogo tra te e la tua parte divina nel modo giusto, con la protezione. Ecco, imparare quest'arte ti servirà per fare maggiore chiarezza nella tua vita. In parte questa carta può anche voler dire che tu sei un abile canale di luce e che la divinazione può essere utile nella tua vita anche per aiutare gli altri, dare una mano agli altri, perché sei proprio bravo, sei brava in questo, va bene? Hai l'abilità veramente anche di comprendere la situazione attuale che stai vivendo grazie all'arte della divinazione. Bene. Ok, bene, gruppo sempre C, la seconda carta è una nuova opportunità, quindi per te c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di grande che sta emergendo, veramente nuove opportunità, nuovi contatti, nuove connessioni, più abbondanza, o un nuovo lavoro, o nuove amicizie, c'è qualcosa di nuovo, di grande, di importante che sta per entrare nella tua vita. È proprio l'energia, la sento molto forte, molto potente, e sta arrivando con forza nella tua vita. Non scappare, cogli la palla al balzo, veramente, cogli il cambiamento e abbi il coraggio di cambiare, il coraggio di apportare questi cambiamenti positivi nella tua vita. Infatti, questa è la carta del coraggio.
Ok, sei proprio invitato a fare questo. Tu sei al sicuro, la paura è un'illusione, diciamo che la paura poi quando diventa grande ti paralizza, però tu puoi essere più grande della paura agendo nella direzione dei tuoi obiettivi. Puoi farcela, tu puoi buttare giù le barriere che ti stanno impedendo di realizzarti come persona e come anima. L'Arcangelo Michele è un aiutante veramente grande. Se vi affidate completamente all'Arcangelo Michele, voi potete cambiare la vostra vita, ma ci vuole un atto di fiducia e di affidamento completo a questo essere meraviglioso. Lui non approfitterà mai di voi. Lui, cioè nel senso, lui ha massimo rispetto del vostro libero arbitrio. Lui è proprio un aiutante spirituale che in quest'epoca così grande e così speciale sta aiutando le anime ad evolvere più velocemente, a riallinearsi alla frequenza della luce e dell'amore. E per chi è nel cammino spirituale, affidarsi all'Arcangelo Michele significa accelerare nel processo di evoluzione e manifestare più velocemente gli obiettivi dell'anima, perché i tuoi obiettivi personali sono anche dell'anima. Non aver paura di entrare in conflitto tra il cuore e la mente, dice l'Arcangelo Michele. Tu veramente i tuoi bisogni, anche terreni, non aver paura, non entrare nel dubbio spirituale che la materia è sbagliata. La materia è giusta, l'importante è non essere egoisti. Egoici, ok? Perché tanto non te ne fai niente di essere egoista, perché tu non lo sei a prescindere, perché la tua anima ti sta portando anche alla condivisione, alla compassione e l'aiutare anche gli altri. Tu sei fatto per aiutare gli altri, ma hai sensi di colpa di chiedere di più di quello che hai sbagliato. Chiedere di più ti serve per essere libero, per essere libera, per poter portare avanti la tua missione, per poterti godere anche questo piano della terra. Non si può solo soffrire, ok? Bisogna vivere nell'amore, nella gioia, nella bellezza. Lo sappiamo che il mondo della 3D sta crollando, ma tu puoi creare una nuova realtà e la nuova terra, sta dicendo in questo momento l'Arcangelo Michele, è prossima alla manifestazione, ossia nel piano. In un piano multidimensionale già creato e già manifestata, sta solo te accedervi. Noi siamo creatori e chi creerà in comunione di intenti in nome dell'amore riuscirà a creare questa nuova realtà per noi stessi e per le persone che attrarremo nella nostra vita e che vorranno insieme a noi condividere un nuovo paradigma d'amore. Ok? Bene, vediamo un po'. Bene, le certezze sono pura illusione. Le certezze, le sicurezze sono un'assurda invenzione utile a chi desidera delle scuse per frenare i suoi impulsi vitali. Non potrai mai essere certo di farcela. Questo è per chi procrastina, per chi ha paura di agire, per chi sta rimandando la sua vita. Nessuno al mondo ti può garantire qualcosa, ma c'è solo una voce che ti può guidare e dirti ce la farai, è quella che devi ascoltare, va bene? Ce la farai perché quando ti senti guidato dall'anima è così, però nessuno ti può dire guarda, io ti assicuro la vittoria finale, questo non esiste. Non esiste qualcuno di esterno che può fare questo, è solo il tuo cuore e quando senti quella guida, quando senti quell'impulso, seguilo, va bene? Ok? Bene, anime infinite, la nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con la lettura delle carte come connessione diretta, ossia una vera e propria canalizzazione, ok? Poi mi occupo di facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone di persona se siete ad Alghero a distanza, va bene, però riprenderemo dai primi di agosto perché come ho detto prima andrò in ferie, però volevo ricordarvi che i corsi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce, i corsi online però dal vivo, quindi siamo online su Zoom, è un percorso dal vivo di 9 settimane, comunque questo percorso partirà. Scusate, aspettate, partirà ad agosto.
venerdì 11 agosto, ok? La classe si sta già formando, mancano 5 partecipanti all'appello. Mentre se vuoi imparare a connetterti con i tuoi angeli, vuoi imparare l'arte della divinazione con le carte, vuoi imparare la scrittura ispirata, vuoi connetterti con l'arcangelo Michele, con i tuoi angeli, con la tua anima, vuoi veramente fare esperienza degli angeli, ok? Quindi non si parlerà degli angeli, si lavorerà con gli angeli, è molto diverso. Ecco, il percorso di 6 settimane partirà il 21 agosto 2023. Ci sono ancora 6 posti disponibili, quindi per chi è interessato non esitate a contattarmi, anche se sono in ferie, io vi risponderò appena possibile. Voi scrivetemi su WhatsApp al 340 950 08 40 e io appena possibile vi risponderò. L'ultima cosa, per chi invece vuole fare esperienza dal vivo e quindi il seminario in presenza di 4 giorni, partirà il 21 ottobre 2023. Abbiamo il seminario di guarigione 21 e 22 ottobre, seminario di connessione al sé superiore 22, 20, no, scusate, 23 e 24 ottobre 2023. Si terrà all'Hotel Santa Barbara, San Donato Milanese. Per informazioni guardate il mio sito internet connessioneangeliche.com oppure scrivetemi su WhatsApp e vi manderò tutte le informazioni necessarie. Io intanto vi saluto, vi abbraccio, un bacione dall'Arcangelo Michele e dagli angeli della coscienza micaelica. A presto, ciao!